Siamo insieme a Marco Forloni, un consigliere del comune di Villareggia, un comune che quest'anno ripropone una sagra importante, la terza sagra del Brut e Boom. Sì, buonasera. Abbiamo deciso di spingere su questo prodotto, il Brut, che è un insaccato tipico che non ha esempi simili, perlomeno nei paesi del circondario. È un salume fatto con materie considerate meno nobili della lavorazione del suino, la testa bollita, le trippe, e poi Gabriele vi dirà, il mio collega vi dirà qualcosa di meglio sulla ricetta. L'idea dell'amministrazione è stata quella di puntare su questo prodotto che da anni non veniva valorizzato, non veniva pubblicizzato, per vedere innanzitutto se può trovare un consenso tra i palati dei numerosi avventori che ci sono questa sera e di quelli che lo assaggeranno nei prossimi giorni, e se può diventare un'occasione di lavoro per qualcuno e un rilancio anche per Villareggia. Si tratta quindi della riscoperta, come spesso accade fortunatamente, insomma, delle ricette di una volta. Sì, sì, se se ne parla alle persone più anziane la reazione migliore è quella che vengono gli occhi lucidi, ecco, perché era un po' l'ultima parte della lavorazione dell'uccisione dei maiali, era quella della confezionamento del Brut, ed è un ricordo che tutti portano nel cuore. Anche perché la particolarità è che è un salume che può essere consumato già la sera stessa, ci dicono loro. Adesso noi lo facciamo perlomeno maturare qualche giorno. Sì, tra l'altro so che appunto proprio qualche giorno fa è stato, diciamo, confezionato, insomma, è anche un momento di aggregazione tra l'altro tra le persone che insomma, si prestano appunto a realizzare il Brut. Sì, anche questa è stata una bella scoperta. Diciamo le 4-5 famiglie di salumificatori villareggesi che c'erano, i discendenti, cioè le persone più o meno della mia generazione, si sono messi insieme per produrre il salame per questa sagra. Tra l'altro il vostro è un comune particolarmente attivo, sono veramente tante le iniziative, insomma io vi seguo anche un po' via Facebook e sito, insomma mi sembra che comunque i villareggesi questa sera abbiano risposto alla grande. Sì, un'ottima risposta da parte dei villareggesi, diremmo anche un po' di sopra di quelle che potevano essere le aspettative, e molta, molta gente anche da fuori, incuriosita un po' dalla pubblicità che è stata fatta, un po' dal tantam tra amici e conoscenti, direi proprio un bel successo. Un'ultimissima domanda, l'obiettivo del Brut, di proporre il Brut, di pubblicizzarlo, poi quello di farne diventare davvero un prodotto DOC, se non erro. Sì, sono stati fatti i primi passi con l'avvio della procedura di registrazione del marchio in Camera di Commercio e i primi contatti con Slow Food, che ci hanno garantito, la Slow Food regionale, di poterlo già inserire nell'arca del gusto, che è il primo step per essere poi riconosciuti come presidio. Noi speriamo, a noi piace, se non ci avremmo scommesso su così tanto, speriamo che incontri davvero il favore della gente e che diventi un'opportunità per far conoscere Villareggia e anche, cosa molto importante oggi, che diventi l'opportunità di lavoro per qualcuno.